Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra informazione, tantissima cronaca quest'oggi. Partiamo da quanto avvenuto questa mattina a Catania con il sequestro di tre importantissime aziende, fra cui la Technis. Ci dice di più nel servizio Letizia Carrara. Attività a servire gli interessi delle associazioni mafiose. Gravissime le risultanze investigative della Procura di Catania, che ha chiesto e ottenuto per le tre aziende riconducibili agli imprenditori Costanzo e Boscolo Giudice, Technis, Artemis e Cogip Holding, il sequestro immediato previsto dall'articolo 34 del codice antimafia. Non è stata emessa nessuna misura personale. Un provvedimento tanto straordinario che in terra dell'Etna l'unico precedente risale al sequestro delle aziende del gruppo Graci. La difficile ricostruzione è partita nel 2017 con l'inchiesta palermitana Golem, passa per i Blitz Patria e Arcangelo e arriva a Iblis nel 2011. Queste aziende dovevano pagare a Cosa Nostra, dovevano avere dei collegamenti con Cosa Nostra, si dovevano inserire in appalti e in lavori cospicui, ma in stretto collegamento e in asservimento. Si può dire dei voleri di Cosa Nostra. Per i prossimi 6 mesi lo Stato gestirà le imprese del valore di 1.300.000.000 di euro, con oltre 300 lavoratori. Sarà un amministratore giudiziario ad avere il compito adesso di risanare tenendo lontano la lunga mano della mafia. E il sequestro, le ragioni del provvedimento per l'appunto, vengono analizzate in maniera molto lucida dal comandante dei Rossi, il generale Giuseppe Governale, che sentiamo nel prossimo servizio. Il tribunale si è reso conto che dietro queste aziende, la cui levatura è nazionale, quantomeno nazionale, vi è un indotto molto rilevante e una società civile che in questo momento soffre. Se l'amministrazione giudiziaria riuscirà a ripulire le aziende, bene. No, si andrà evidentemente a un provvedimento di confisca. La mafia parte da questo presupposto: o le cose le amministro io, o le cose le guardo io, o le cose le metto a posto io, oppure non sono di nessuno. Dobbiamo stroncare questo paradigma e l'evoluzione normativa di settore in questo ambito è chiara. Se una cosa non appartiene alla mafia, appartiene allo Stato e lo Stato deve essere in grado di essere efficace e di essere credibile nei confronti della società civile. La Technis da tempo, cioè dall'ottobre scorso, da quando è stata invischiata nell'inchiesta da Manera di Roma, è al centro di problemi legati soprattutto al proseguimento dei cantieri che sono dislocati in tutta Italia e ovviamente a questioni legate al lavoro. Abbiamo fatto il punto con Francesco Bianco, sentiamo. È uno dei colossi del settore dell'edilizia, la 12ª azienda del paese, certamente la prima del mezzogiorno, ma per la catanese Technis i guai sono cominciati lo scorso ottobre, quando sono finiti i domiciliari, i vertici dell'azienda travolti dal ciclone giudiziario degli appalti truccati dell'ANAS. Da allora è iniziata un'odissea scandita da proteste, sit-in e gli immancabili tavoli di concertazione. In azienda è arrivato un commissario anticorruzione per vigilare sul proseguo dei lavori, mentre il CDA la scorsa settimana ha ritirato il piano di ristrutturazione del debito annunciando la presentazione di uno nuovo che potrebbe essere valutato già nel vertice in programma al MISE venerdì prossimo, dove certamente approderà anche la nuova vicenda giudiziaria divampata stamani a Catania. Technis è finita sotto sequestro con la conseguente amministrazione giudiziaria disposta dal Tribunale Etneo. I sindacati hanno sempre chiesto chiarezza. Nella sola Sicilia l'indotto di aziende fornitrici è costituito da circa 900 piccole e medie imprese. Il danno sociale quindi sarebbe incalcolabile. Ci spostiamo a Messina, dove la polizia ha arrestato due presunti pusher coinvolti nel caso di Ilaria Boemi. Si tratta della ragazza sedicenne trovata in fin di vita lo scorso 10 agosto sul lungomare Ringo di Messina. A distanza di oltre 6 mesi la squadra mobile è giunta ad una ricostruzione dei fatti di quel periodo. A vendere la dose sarebbe stato un 31enne messinese, si tratterebbe della potente miscela MDMA, l'altro arrestato, un quarantenne ritenuto responsabile anche di violenza sessuale e di cessione di sostanze stupefacenti a minore. Sigarette di contrabbando nel mercato di Catania. Un'operazione della Guardia di Finanza ha sgominato un'organizzazione, sono state anche arrestate 5 persone. Sentiamo Federica Di Chiara. Sigarette a 3 euro nel cuore del mercato storico di Catania, piazza Carlo Alberto, dove un gruppo aveva messo su un vero e proprio giro di contrabbando. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Catania, che stamani ha arrestato 5 persone, mentre per altre 14 è stato disposto l'obbligo di firma. Tra queste c'è anche una donna di 81 anni che, secondo le indagini, gestiva l'edicola ambulante in cui venivano smerciate le sigarette a prezzi vantaggiosi. Dietro il business ci sarebbe anche il clan Sciutotigna, perché uno degli arrestati è figlio di un esponente della cosca che
che avrebbe suddiviso l'area del mercato in 4 zone, esercitando il controllo minuzioso su ognuna di esse e stabilendo per tutte i prezzi per la minuta vendita delle sigarette, eliminando qualsiasi forma di concorrenza. Alcune postazioni, infatti, erano in grado di assicurare un guadagno anche di oltre 1.500 euro a settimana, ma il giro d'affari si aggirerebbe sui 138.000 euro di tributi evasi. Il fumatore, ecco, che acquista al banchetto dei contrabbandieri, se acquista il pacchetto di sigarette invece che 5 euro, 3 euro o 2,50 euro, ecco, deve sapere che può nuocere veramente e ulteriormente alla sua salute, poiché questo materiale era tenuto in pessime condizioni, come hanno accertato le autorità sanitarie. Tre persone sono state arrestate questa mattina dalla polizia di Catania perché accusate di spacciare soldi falsi. Due di loro sono stati seguiti dai poliziotti all'interno di un bar di Corso Sicilia e dopo aver preso una consumazione al bancone si sarebbero avvicinati alla cassa per pagare. Non appena la cassiera ha manifestato dubbi sulla banconota da 20 euro consegnatale, i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati dai poliziotti. In casa di uno degli arrestati, in un armadio, sono state scoperte altre 1.060 banconote da 20 euro, pari a 21.200 euro. Sono in corso indagini da parte delle forze dell'ordine per risalire alla stamperia. Cambiamo adesso argomento, parliamo di politica, ci colleghiamo con Blog Sicilia per analizzare l'esame della legge finanziaria all'ARS. Veronica Femminino. Prosegue in un clima di scontro l'analisi della legge di stabilità regionale per il 2016. La finanziaria da 24 miliardi di euro dovrà essere approvata entro lunedì prossimo, il 29 febbraio, ma il percorso appare assolutamente in salita. Ieri governo e maggioranza sono andate KO per 7 volte nel breve volgere di 3 ore e non sono bastate 2 sospensioni per mettere in riga i deputati. Passato tra l'altro il taglio di 1 milione di euro dei premi di produzione dei dirigenti, soldi che 5 Stelle hanno dirottato sulle manutenzioni dei porti di seconda, terza e quarta classe in Sicilia. Il governo inoltre starebbe pensando già ad un maxi emendamento da presentare a fine settimana. Bene, era questa l'ultima notizia, la nostra informazione torna domani, ovviamente continuate a seguirci attraverso i nostri siti di riferimento, buon proseguimento. Renzi annuncia alla stampa straniera che il 22 di dicembre inaugura la Salerno-Reggio Calabria. Risate tra il pubblico, oh, e addirittura oltre 2-3 bis, bis, bis ancora, faccia ride! We'll be right back.